Allora, giorno festivo. Per me il giorno festivo può essere qualsiasi giorno della settimana. Voglio fare colazione. Ho comprato delle cosette buonissime, semplicissime, come al solito. Allora, ricotta. Guardate che ricottine. Guardate. Guardate qua. Freschissime, bellissime. Pecora, pecora. A me piace da morire. Qui a Roma c'è questa grande tradizione della ricotta di pecora. Però, allora, dobbiamo farle un po' più appetitose. Poi qui c'ho questa cosa. Questo è bello grande, però ci sono varie misure. Questo è famosissimo a Roma. Questo è un protagonista assoluto. Si chiama Maritozzo. È tipo una sorta di panino leggermente dolce che si dice che lo portavano in dono gli uomini non sposati a casa delle donne che volevano sposare. Quindi invece le pastarelle portavano i Maritozzi. Adesso lo riscaldo un pochetto. Questo qui è morbido, morbido, morbido. Vedete com'è? È bello grosso questo. Faccio così, lo metto qui sulla padella. Però. Prima però, dato che io sono goloso e oggi è festa e quindi mi posso meritare qualsiasi cosa, così bagno un po' di burro, quindi diventa tutto bello dorato, appetitoso, guardate, così, eh? Semplice, 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 ogni tanto il burro fa bene. Poi, ritorniamo qui, ricotta, prendo, ho preso un po' tutto, frustina, ce la facciamo con la frustina? Ma sì, qua la frustina, ci metto. La lavoro un pochettino, così. E ieri ho trovato un'altra cosa interessante. Lo sapete che cosa? Questo. Il latticello. Che, vi dico, anni fa era impossibile trovarlo. E si usa molto nelle ricette di pasticceria, soprattutto quella anglosassone. Guardate, che cos'è? Il residuo, si chiama anche buttermilk, è il residuo del latte quando si fa il burro. È un po' più acido, c'è un po' un sapore di panna, è una bontà. Allora, lo lavoro un pochettino così, però con il latte va benissimo lavorarla con il latte, un buon latte. Allora, guardate qua, sta spumeggiando il burro. Sentite sta musica, Pavic, sei fantastico. Allora, vado qua, così, senti che musichetta, così dorato. Mamma mia, un altro pochino, un altro pochino, un altro pochino, devo farlo diventare fantastico. Guardate qui, non potete capire il profumo, bello dorato così. Prendiamo la ricotta, che era già morbida, solo però l'abbiamo resa più morbida per farcire questa meraviglia. Doppia farcitura, veloce, così, e in mezzo una cosa che io ci vado ma la marmellata di viscioli, che è stupenda, o amarene, però così deve essere, bella, a pezzi, vedete? Si vedono, o se no una marmellata d'arancia, quello che volete voi, vai, tiè, guarda, beccate questa, paff, e così, guardate che bellezza. Mamma mia, questa può rendere dipendenza, quindi la mia colazione, tarda mattinata, dopo una serata giusta, quelle che piacciono fare a me, e io faccio così, aspetta un attimo, eccomi qua, faccio quello che vorreste fare voi, così. Bontà, bello, proprio bambino te senti così. Provateci, Maritozzi, non li famo scomparire, stanno in via di estinzione, riprendiamoli tutti, adottiamoli, ricotta e marmellata di riso, che bontà!